Gloria al Signore, che Dio vi benedica, cari, ancora questa mattina. Vogliamo dedicare qualche minuto a riflettere un tema meraviglioso, un tema di estrema importanza per la nostra vita spirituale, per la tua vita e per la mia vita. La croce prima della trasfigurazione. Dio ci ha chiamato ad una vita gloriosa, a una vita piena del suo spirito, piena della sua luce, una vita trasformata, una vita piena della luce dello Spirito Santo. Ma prima di sperimentare tutto ciò, dobbiamo passare attraverso la croce. Senza croce non c'è resurrezione, senza croce non c'è vittoria, senza croce non c'è trasformazione, senza croce non c'è trasfigurazione. Se prima non attraversi la croce, non puoi sperimentare la trasfigurazione. Perciò vogliamo dedicare qualche minuto a questo argomento, con l'aiuto del Signore. Alleluia. E vogliamo leggere in Marco capitolo 9 una parola molto importante. Anzi, prima leggiamo in Marco capitolo 8. Marco 8, versetto 31. Alleluia, nel nome del Signore. Dice così questa parola. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, e fosse ucciso. E dopo 3 giorni risuscitasse. Amen. E parlava di queste cose apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo. Marco 8:33 dice: Ma egli, cioè Gesù, voltatosi e riguardando i suoi discepoli, sgridò Pietro, dicendo: Vattene lontano da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Marco 8:34. Poi chiamata a sé la folla, con i suoi discepoli disse loro: Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio dell'Evangelo la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Marco 9, versetto 1. Poi disse loro: In verità vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse in disparte, essi soli, sopra un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Alleluia. E le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime. Alleluia. Le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime, come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio
sulla terra. Alleluia. Amen, Padre Celeste. Aiutaci a meditare questa parola. Aiutaci a comprenderla, Signore. Aiutaci ad applicarla nella nostra vita. Parlaci potentemente, Signore. Questa mattina abbiamo bisogno di quel cibo spirituale, di quel pan di vita che scese dal cielo. Signore, io ti prego, illuminaci con la tua parola, Signore, che la tua parola faccia del bene a tutti coloro che l'ascolteranno, Signore, che la tua parola faccia effetto nella nostra vita, nel nome di Gesù. Gloria a Dio nel nome di Gesù. Carissimi nel Signore, questa è una parola meravigliosa, è una parola che contiene grandi insegnamenti per la nostra vita, vogliamo analizzarla qualche minuto. Qui vediamo il passo in cui Gesù, prima di tutto, parla della croce, delle sue sofferenze, della sua morte, della sua croce, e poi Gesù parla della croce che devono portare i discepoli. Gesù applica il messaggio e la verità della croce ai suoi discepoli. Dopodiché Gesù li porta verso il monte della trasfigurazione. Alleluia. Noi sappiamo che la trasfigurazione ci parla di trasformazione, di gloria, di purificazione, di un cambiamento glorioso. E Dio vuole che tutti i suoi seguaci, che tutti i suoi figli, tutti i credenti in Cristo, siano trasfigurati, cioè che la loro forma cambi, che la loro vita cambi, che il loro carattere cambi. Dio ci chiama a una continua trasformazione. In Cristo c'è trasformazione, però prima dobbiamo, alleluia, attraversare la croce. Prima dobbiamo applicare il messaggio della croce nella nostra vita. Prima dobbiamo sperimentare la croce nella nostra vita, applicare la croce. Ti voglio dire, se tu non applichi la croce, non puoi vedere la trasfigurazione. Se tu non attraversi il Monte Calvario, non puoi salire nel Monte della Trasfigurazione. Prima della trasfigurazione c'è la crocifissione. Alleluia. Per questo che l'Apostolo Paolo, che conosceva bene questa verità, questo argomento, lui disse in Galati 2:20: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha tanto amato e ha dato se stesso per me. Cari, se noi vogliamo sperimentare la potenza del Cristo, la gloria del Cristo, la trasformazione di Gesù Cristo nella nostra vita, prima dobbiamo essere disposti ad applicare la croce, a realizzare la croce. La croce ci parla di morte, di staccamento, di rinnegamento. La morte ci parla di spogliamento, di separazione. La croce ci parla di rinuncia. Se tu non sei disposto a morire alla tua vecchia vita, se tu non sei disposto a staccarti dalla tua vecchia vita, dal mondo, dai piaceri, dalla concupiscenza, tu non puoi sperimentare la gloria della trasfigurazione. Tu non puoi salire sul monte della trasfigurazione se prima non ricevi e non applichi il messaggio della croce. Oh, quanto bisogno che abbiamo, fratelli, sorelle, nel Signore, di sperimentare la morte
del vecchio io, la morte della carne, cioè lo spogliamento della carne, lo spogliamento del vecchio uomo, lo spogliamento delle concupiscenze. Quanto bisogno che abbiamo di applicare ogni giorno la morte di Cristo nella nostra vita. Paolo diceva: io sono stato crocifisso con Cristo. Oh, quanto bisogno c'è che il mio vecchio uomo muoia ogni giorno. Quanto bisogno ho di spogliarmi ogni giorno del vecchio uomo, dei vecchi pensieri. Quanto bisogno ho di staccarmi ogni giorno dal mondo, dalle passioni ingannatrici, dalle concupiscenze. La croce ci parla di separazione, di rinuncia, di santificazione, di ubbidienza, di sottomissione. Quanto bisogno che abbiamo di prendere la nostra croce. La Bibbia dice ancora in Galati, capitolo 5, se non sbaglio il versetto 22, che coloro che sono di Cristo hanno crocifisso la loro carne con le loro passioni e le loro concupiscenze. Fratelli, che Dio ci aiuti ad applicare la verità della croce nella nostra vita. Che Dio ci aiuti a crocifiggere questa carne con le sue passioni e le sue concupiscenze, a morire al vecchio io, a morire al peccato, a essere morti al mondo. Solo allora potremo sperimentare la gloria della trasfigurazione. Oh, alleluia! Gesù parlò della sua morte, delle sue sofferenze, disse: è necessario, dopodiché Gesù applicò questo messaggio della croce, questa verità della croce, la applicò alla vita dei discepoli e di tutti coloro che lo vogliono seguire. 8:34, Marco 8:34 dice: chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Fratelli e sorelle, Gesù ci chiama a rinunciare a noi stessi, a rinunciare ai nostri pensieri carnali, a rinunciare alle nostre voglie, alle nostre passioni, alle nostre concupiscenze. Gesù Cristo ci chiama a rinunciare. Se noi vogliamo vedere, sperimentare, realizzare la gloria della trasfigurazione, dobbiamo rinunciare al nostro io. Prima di tutto dobbiamo rinunciare. Non c'è trasfigurazione senza rinuncia. La croce viene prima della trasfigurazione. Fratelli, dobbiamo rinunciare, staccarci dalle nostre vecchie passioni, farle morire. Amen. Dobbiamo rinunciare a noi stessi, prendere la nostra croce e seguire Cristo sulla strada che porta alla trasfigurazione, alla trasformazione, al regno di Dio. La trasfigurazione ci parla di regno di Dio, di rapimento, di mutamento. Alleluia! Perciò prendiamo la croce, fratelli. Rinunciamo al peccato, ai nostri vizi, alle nostre debolezze, ai nostri progetti umani che non vengono da Dio. Quando Gesù parlò delle sue sofferenze, Pietro, influenzato da Satana, gli disse: ma no, Signore, tu non devi soffrire, non devi rinunciare a tutto, non devi esagerare. Gesù lo guardò e gli disse: vattene via da me, Satana, perché tu non hai l'ottica, non hai in mente le cose di Dio, ma le cose degli uomini. Fratelli, noi dobbiamo rinunciare alle cose degli uomini.
ad ogni influenza del mondo, ad ogni influenza della carne, delle passioni, delle concupiscenze. Dobbiamo rinunciare e sgridare ogni influenza di Satana e avere in mente le cose di Dio. Le cose di Dio si realizzano alla croce. Alleluia. Le cose di Dio si realizzano nell'ubbidienza, nella fede, nella via stretta, nella via della croce. Le cose di Dio si compiono nella trasfigurazione. La trasfigurazione ci parla di compimento dei propositi di Dio. La trasfigurazione ci parla di vittoria. Alleluia. La trasfigurazione ci parla di gloria, di cambiamento soprannaturale. Le sue vesti divennero risplendenti. Alleluia. E bianchissime. Come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. La trasfigurazione ci parla di essere completamente trasformati, rivestiti della luce, della gloria, della natura di Gesù Cristo. La trasfigurazione ci parla di una vita che risplende, di una vita luminosa, pura, candida, come la neve. La trasfigurazione ci parla di essere resi conformi all'immagine del suo figlio. Ma prima di ciò, fratelli, dobbiamo morire. Amen. Morire al vecchio uomo. Seconda Corinzi applica questo significato, questo principio, questa verità. Seconda Corinzi, alleluia, capitolo 4. Dice così, al versetto 11, alleluia, noi che viviamo, infatti siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo infatti siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Così che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Alleluia. Carissimi in Cristo Gesù, dobbiamo portare del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Seconda Corinzi 4:10. Portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù. Dobbiamo portare del continuo, fratelli, come uno stile di vita, del continuo, sempre dobbiamo portare nel nostro corpo, cioè sopra di noi, applicare, assorbire nella nostra vita, prendere su di noi il morire del Signore Gesù, la rinuncia, lo staccamento, lo spogliamento della vecchia vita, portare del continuo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Gesù Cristo vuole manifestare la sua vita nel nostro essere, la sua natura, la sua gloria, la sua trasfigurazione, ma prima dobbiamo applicare la morte della croce. Che Dio ci aiuti ogni giorno a far morire il vecchio uomo,
a far morire i pensieri carnali, a far morire le concupiscenze, a far morire le attrazioni del mondo nella nostra vita. Che io non mi glori in nient'altro se non nella croce del Signore Gesù, per mezzo della quale io sono morto al mondo e il mondo è morto a me. Che io non mi vanti di nient'altro all'infuori della croce del Signore Gesù. Sì, Padre, aiutaci, aiutami, aiuta ogni fratello, ogni sorella ad applicare la morte del Signore Gesù nella nostra vita, ad applicare la verità della croce, a realizzare la verità della croce. Aiutaci, Signore, a rinunciare a noi stessi, a rinunciare, Signore, alla nostra carne, alle concupiscenze, alle passioni. Aiutaci a essere crocifissi con Cristo per sperimentare la gloria di Cristo, la vita di Cristo, la trasfigurazione del Figlio di Dio nella nostra vita. Aiutaci, Padre. Purificaci. Lavaci, Padre. Rinnovaci per la tua santa gloria. Sì, Signore. Alleluia, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Alleluia.